alla superiora delle suore benedettine, invia gli auguri di Pasqua. 150. Campobasso, 13 aprile 1949. Pace Christi, mia buona Madre Placida, grazie del vostro affettuoso ricordo. Le mie condizioni di salute sembrano stazionarie, solo di tanto in tanto il male rincrudisce. L'Onnipotente conosce i propri fini, per noi incomprensibili. Quello che sembra e che è una prova può rappresentare invece la gloria eterna. Cerchiamo di rendere vincitori i nostri sacrifici e di placare con essi la giustizia di Dio. Eccoci già prossimi alla solennità della Pasqua, mistero di amore e di dolore che ci insegna a farci umili e vittime come il Redentore del mondo, a seguirlo nella via del nascondimento e del sacrificio assieme alla Madre addolorata. Convertiamo le povere spelonche dei nostri cuori in regge degne di ospitare il Re dei Re. Adorniamole dei fiori della virtù, riscaldiamole con il fuoco del sacrificio, profumiamole con l'incenso dell'adorazione perenne. E non sarà la reggia preparata dalla cara madre una delle più fastose, una delle più accoglienti? Ne sono convinto. E allora, cara madre, auguriamoci una santa Pasqua, lieta di quella letizia soprannaturale che misteri religiosi ci infondano, sia pur fra le grandi tristezze dell'epoca attuale, di quella serena gioia che è compendiata nel divino risorto. Dia benedizioni alla vostra cara e numerosa comunità e carezzi il vostro cuore di martire e entusiasta, illuminandolo di sempre nuova luce celeste. Con i più affettuosi voti da parte mia e dei miei, che vi conoscono di nome o di fatto, credetemi di cuore, mia buona madre, umilissimo ed affezionatissimo Giuseppe Maria della Addolorata.